e così via, non è un'utopia, ma è un fatto concreto. Quindi si tratta semplicemente di impegnarsi in una maniera, come dire, cogente. Il tema energia credo che sia abbastanza al centro delle nostre attenzioni. Quello che invece con più forza volevo tornare a evidenziare è che poi le nostre case, come vedete, non sono fatte solo di energia, ma sono fatte di mura, di pietre, di calce, di legno, case come queste. E che quindi, quando si progetta, la stessa attenzione che noi poniamo alla questione dell'efficientamento energetico fondamentale deve essere posta anche a quegli elementi che assicurano benessere, salute e salubrità. Perché se poi abbiamo una casa molto efficiente, ma dentro ci si ammala e i fenomeni di inquinamento indoor non sono pochi, avremo dei bellissimi edifici tecnologici avanzati e così via, però in cui ci si vive male. E quindi l'attenzione ai materiali, alla salubrità degli stessi materiali, agli elementi base che dovrebbero guidare un progettista per assicurare benessere e comfort, questi devono contestualmente rispetto agli energetici essere portati avanti. E a prescindere da una serie di attenzioni che bisognerebbe avere, che quando si parla di materiali per l'edilizia sostenibile, dei criteri basi, cosa vuol dire materiali per l'edilizia sostenibile? Magari materiali che appartengono alla tradizione costruttiva locale, il legno, la pietra, il mattone, eccetera, ma non solo per affezione a un modello, ma anche perché noi con questi materiali abbiamo imparato a convivere. Vi faccio un esempio: voi sapete che alcuni materiali hanno una radioattività naturale, o per alcuni luoghi la manifestano. Il problema del radon, che molti trascurano, ma il radon è dopo il fumo passivo la seconda causa di tumori della popolazione italiana, quindi non è marginale. Ci sono materiali più radioattivi, voi sapete Viterbo, il tufo del Viterbese è molto radioattivo. Un cittadino di Viterbo ha imparato, come dire, a confrontarsi, ha sviluppato una naturale capacità di resistere. Se noi prendiamo il tufo di Viterbo, che è bellissimo, e lo portiamo qui, probabilmente il confronto sarà più duro. Allora, l'uso dei materiali locali, da una parte, rafforza un modello culturale dell'abitare. Due, ci garantisce che forse dal punto di vista della salubrità c'è più capacità biologica di dialogare con questo materiale. Tre, è a chilometro praticamente zero, quindi i fondamenti della sostenibilità vengono garantiti. Ma a parte questo, un'altra cosa, sia nel settore dell'energia, quindi del risparmio, dell'efficienza e della produzione di energia, come dal punto di vista della salubrità e del benessere delle costruzioni, sorge immediatamente un problema. Chi la garantisce? Guardate, voi sapete che la certificazione energetica è diventata un obbligo su tutti gli edifici, pubblici e privati. Apparentemente, diciamo che il problema dell'efficienza energetica dell'edificio lo abbiamo affrontato e l'abbiamo risolto, tanto è che ci sono dei professionisti che certificano le prestazioni energetiche di un edificio. Peccato che siano all'80% certificazioni false, perché in Italia purtroppo non esistono professionisti abilitati, ma qualsiasi professionista iscritto a collegi o ad ordini professionali, perché a un certo punto ha conseguito il titolo di studio, può certificare. Alcune regioni stanno cominciando a verificare la veridicità delle certificazioni. Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna. Stanno uscendo questi dati. 70% delle certificazioni risultano non attendibili. La parte ambientale della certificazione non è obbligatoria per legge, ci sono delle certificazioni volontarie. Questo si è permesso parlare di Itaca, del protocollo Itaca, avete sentito parlare di LEEDS, ma ci esiste il PRIM, esiste l'OIL, cioè ci sono tanti sistemi. Anche il Meta Distretto della Bioedilizia ha istituito una procedura di certificazione energetico ambientale.
mentale. Qual è la cosa su cui volevo porre l'accento? Che non esiste certificazione se non esiste un soggetto responsabile che certifica e che garantisce ciò che viene certificato. E i processi di certificazione non sono semplici, richiedono, e infatti guardate, la nuova direttiva comunitaria, quella che sostituisce quella del 2002, obbligherà anche l'Italia a avere modelli di formazione sia per le imprese che per i professionisti, e che a certificare possono essere solo professionisti inseriti in appositi elenchi professionali. Mi sembra il minimo. Io compro una casa, devo essere sicuro che quello che sto comprando risponde a quello che mi viene venduto. Ed è per questo che la provincia di Treviso ha fatto un salto, ha promosso attraverso il MIDA distretto la bioedilizia, si è dato uno strumento operativo, ha costituito un consorzio per lo sviluppo della bioedilizia, di cui fanno parte la provincia, la Camera di Commercio, tutte le associazioni dottoriali e l'Associazione dei Comuni della Marca, 90 su 91. Una delle azioni che il consorzio vuole fare è quella di garantire il cittadino sulle prestazioni energetiche e ambientali degli edifici. Quindi ha istituito una norma volontaria, precisamente volontaria. Molti comuni stanno incentivando l'edilizia sostenibile. La provincia, tramite il consorzio, quindi come ente pubblico, si prefigge di garantire l'ottenimento delle prestazioni energetiche ed ambientali. Perché io credo che se ognuno di noi investe un euro di più perché si vuole assicurare una casa efficiente e sana, sia giusto che poi ciò che viene dato corrisponde a questi principi. E un'altra cosa, le certificazioni quando energetiche dovrebbero avere in tutti i livelli una loro verifica. E poi c'è un altro aspetto: cosa differenzia la certificazione energetica ambientale proposta da altre certificazioni? Il fatto che ciò che va valutato e ciò che viene verificato non è solo il progetto, e di tanti progetti belli, penso che gli uffici pubblici ne siano pieni. Il vero problema è, dopo che il progetto è stato approvato, come l'impresa è capace di realizzare quel progetto. Allora, la certificazione viene rilasciata non solo sul progetto fase 1, ma viene rilasciata dopo i controlli in cantiere, dopo che l'impresa si assume l'impegno di documentare tutti i materiali, tutte le tecnologie, dopo che c'è un soggetto incaricato dal consorzio di fare queste verifiche. Perché poi quello che a noi interessa non è che il progetto sia bello, ma che la nostra casa funzioni bene. E ad esempio qui fa piacere anche fare riferimento alla CNA di Vicenza, che questo percorso di formazione alle imprese lo ha attivato. E c'è nell'elenco del MIDA distretto Veneto della Edilizia, ha un elenco di imprese che hanno fatto un corso specifico o più corsi specifici sull'edilizia sostenibile, perché è chiaro che mettere insieme efficienza energetica, qualità ambientale e salubrità non è facile, e quindi chi non ha ancora questa capacità deve essere messo in grado di acquisirla. Io finirei così. E spero di avervi dato un po' il senso di questa ricerca che come MIDA distretto si sta facendo. L'aspetto energetico sicuramente va bene, ma ricordiamoci che anche la nostra salute è un valore importante, che non ci può essere improvvisazione, ma che dietro la volontà di portare avanti questi temi ci deve essere garanzia per il cittadino, capacità per il progettista e capacità da parte delle imprese. Grazie.